Nel merito, perché non è stata neanche vagamente anticipata da una discussione su quale debba essere il mandato da dare per chi ricopre questi incarichi a seguito di elezioni nelle quali i cittadini europei hanno chiesto chiaramente una linea nuova e diversa per l'Unione Europea, e nel metodo perché la logica che si è voluta imporre è quella di una logica maggioranza-opposizione che secondo me non ha alcun senso nei massimi incarichi delle istituzioni europee, perché è una logica che si sviluppa nel Parlamento, e quindi non ho sostenuto questa proposta, come avevo annunciato che avrei fatto ieri in Parlamento. Lo considero un grande errore, lo considero soprattutto una mancanza di rispetto nei confronti dei cittadini europei, nei confronti del voto espresso da quei cittadini, e quindi ho ritenuto di rispettare le indicazioni dei cittadini.